Sono un ragazzo di 18 anni. Ci tenevo a scrivere questa breve storia, che mi è accaduta all'incirca un anno fa, per far capire alle persone quanto bisogna fidarsi poco del web. A dicembre del 2020, poco prima di Natale, tramite un'applicazione chiamata Walkie Talkie, che avevo precedentemente scaricato per parlare con dei miei amici, ho conosciuto una ragazza. Dall'apparenza sembrava molto seria, intelligente e carina. Dopo una lunga conversazione, abbiamo deciso di scambiarci Instagram. Lo aveva chiesto lei. Inizialmente pensavo che l'intenzione sua era soltanto di fare due chiacchiere su Instagram per instaurare un rapporto amichevole. Con il passare dei giorni, però, lei diventava sempre più pesante e molto gelosa. Io già da subito sapevo che, anche se a me piaceva, non era possibile instaurare una relazione con lei, visto che io sono del Lazio, mentre lei siciliana. Fin quando, una sera, mentre parlavamo su Walkie Talkie, io stavo spulciando il feed di Instagram, quando ad un certo punto mi capitò la foto di una ragazza molto carina, e per scherzare dissi: «Ammazza quanto è carina questa!». Lei, ad un certo punto, abbandonò la stanza dell'app. Così io decisi di scriverle su Instagram per capire il motivo del perché fosse uscita. Mi rispose: «Tra noi non potrà mai funzionare. Se vuoi stare con me, devi smettere di seguire tutte le ragazze su Instagram». In quel momento non capivo molto bene perché, per me, nonostante mi piacesse, era soltanto un'amicizia e forse lei credeva che ci fosse molto di più tra di noi. Fatto sta che risposi dicendole che stavo scherzando e che comunque tra me e lei non poteva nascere nulla, considerata anche la distanza. È lì che accadde l'impensabile. Cominciò a mandarmi dei vocali dove piangeva e dove diceva di continuo che io ero stato un falso e che l'avevo illusa. Provai a calmarla dicendole che non era mia intenzione ferirla e che per me già da subito era solo amicizia. Dovete sapere che sono un tipo molto ansioso e a sentire le sue parole, l'ansia e la paura di ferirla mi sovrastavano la mente. Nonostante provavo a tranquillizzarla, lei continuava ad insultarmi e a piangere. Persi la pazienza e le dissi che se avesse continuato l'avrei bloccata. In quel momento si tranquillizzò, ma soltanto per qualche minuto, perché subito dopo notai che tutte le sue foto, le storie in evidenza e le foto di profilo erano scomparse e ormai non c'era più nulla nel suo profilo. Le chiesi il motivo di tale gesto. Inizialmente pensavo mi avesse bloccato e lei rispose che non valeva niente, che la sua vita non avrebbe avuto più senso e che da lì a poco si sarebbe uccisa perché io l'avevo trattata male. Cosa assolutamente non vera e assurda. Erano ormai le 4 del mattino e dopo un battibecco, una parola, un disperato tentativo di farla smettere, decisi di andare a letto. Quella notte faticai molto a chiudere gli occhi. Non mi era mai capitata una cosa del genere. La mattina seguente, aperto Instagram, notai che il suo profilo era tornato alla normalità. La prima cosa che feci fu quella di scriverle che forse era meglio non sentirci più. Mi impiegai molto per provare ad allontanarla e per sicurezza, quando ci riuscì, la bloccai anche. Sono una ragazza di 17 anni e, proprio come ogni altra ragazza della mia età, invidio le bellissime ragazze su Instagram, che ottengono centinaia e centinaia di mi piace e commenti sulle loro foto. Volevo essere proprio come loro. Ho comprato extension, ciglia finte, reso privato il mio account in modo che le persone devono seguirmi per vedere le mie foto. Ho persino iniziato a perdere peso per essere magra e carina come tutte quelle altre ragazze. Ed ha funzionato. Hashtag dopo hashtag e post dopo post di me che sorrido con uno spesso eyeliner alato e reggiseni push-up
hanno fatto sì che i miei followers arrivassero alle stelle. Ho adorato la loro attenzione. Mi è piaciuto avere ragazzi casuali che commentavano le mie foto, cose sul mio aspetto e le mie risorse femminili, cioè finché non ho ricevuto una strana richiesta di follow. Ho cliccato sul nome utente, chiamiamolo semplicemente John, e mi ha portato ad una pagina dell'account che non mostrava nessuna foto del profilo, nessun post, nessun followers e nessuno che seguiva. Ma come ho detto prima, volevo follower e quindi chi ero io per fregarmene della pagina bizzarra? Ho accettato la richiesta e sono andata avanti normalmente. Una settimana dopo ho ricevuto il mio primo commento dallo strano account. Sexy. La mattina dopo ho visto che all'account erano piaciute 36 delle mie foto risalenti a 32 settimane prima. Era strano, certo, ma come ho detto, ero felice di ricevere i mi piace. Ora è qui che le cose iniziano a diventare strane. Il 1° aprile ho ricevuto una chiamata da un numero privato e ovviamente ero curiosa, così ho risposto. Pronto? Ehi. Era la voce di un ragazzo, molto, molto profonda e roca. Continuavo a parlare cercando di riconoscere la voce. Chi sei? Tu sei... Le mie sopracciglia si inarcarono quando pronunciò non solo il mio nome, ma anche il mio cognome. Chiunque fosse, sicuramente mi conosceva. Oh, questa sei tu. E quest'altra foto dove l'hai scattata? Dove sei adesso? Sei a casa? Voglio farti urlare. Mi dici chi sei? Stavo impazzendo. Chi cazzo sei? Hai un bel culo. A quel punto ho chiuso la telefonata, ma ha richiamato di nuovo. Ho subito provato ad immaginare che fosse un pesce d'aprile. Quindi ho ignorato le successive 3 chiamate ed ho etichettato tutto come uno strano scherzo del 1° aprile. Ma la mattina dopo vengo svegliata da un'altra chiamata privata. La cosa continua per altri 9 giorni, ricevendo 2 chiamate alla stessa ora e che si interrompevano bruscamente. Comunque era sciocco, decisamente solo uno scherzo. E così ho dimenticato tutto. Una settimana dopo ricevo una notifica sul mio account Instagram. John ti ha taggato in una foto. Era una foto di me in auto con mia madre, ferme ad un semaforo. Ho iniziato ad andare fuori di testa e l'ho mostrato a mia sorella. Ho segnalato la foto come inappropriata. Quando ho mostrato la foto a mia madre, lei mi ha detto che se fosse successo di nuovo avrebbe chiamato la polizia. Però mi ha rassicurata dicendomi che è solo un'amica che vuole spaventarmi. Probabilmente ha ragione, e lo spero. Salve. Premetto col dire che quello che mi è successo è inquietante. E siccome la cosa è accaduta davvero recentemente, ho anche difficoltà ad argomentare. Tutto inizia con un'app, connected2.me, che ho scaricato così a caso per gioco, fino a quando non ho conosciuto una ragazza, Margherita. Sono una persona abbastanza responsabile ed attenta, perciò cercavo di capire meglio la situazione. Dopo settimane di messaggi, decidiamo di scambiarci Instagram e fin qui tutto normale. La conoscenza procede bene, tranne per un particolare. Lei, oltre ad un paio di foto che aveva nel profilo, non si mostrava mai, non mandava foto né audio, nulla. Inizialmente non ci ho fatto caso, ma a volte la cosa diventava abbastanza irritante. Margherita, così si chiama,
sa come mi chiamo, conosce il mio nome, la mia voce e dove abito. Può vederlo dalla mia bio in Instagram e altre cose. Il fatto che io sapessi poco o nulla mi irritava. La cercavo ovunque, su Facebook, Twitter, Snap, ma nulla, zero. Non c'era nessuna traccia di Margherita. Nei giorni a venire ho provato a seguire la sua migliore amica, ma nel profilo ho notato le stesse cose. Non so come dire, come se entrambe fossero la stessa persona. La cosa iniziava, oltre che a stancarmi, anche ad inquietarmi. Perciò non la risposi più. Prima di procedere, ci tengo a precisare che lei non mi ha mai consentito di scambiarci i numeri di telefono. Altra cosa che mi insospettiva, comunque. Decisi di riscaricarmi l'applicazione dove l'avevo conosciuta, digitando il suo nome e cognome, ma anche in questo caso, nulla. Passano i giorni e lei manda messaggi, ma ovviamente non rispondo. Fin quando non scopro la verità e con orrore, a 10:30 circa di oggi, scopro che quella ragazza in realtà non è la stessa persona. Navigando su quell'app ho scoperto numerosi profili di Margherita, con nomi diversi e profili diversi. La cosa che più mi spaventa è che chiunque ci sia dietro quel profilo sa dove abito, come mi chiamo e cose così. Non ti nego che la cosa mi sta spaventando di brutto. Internet può essere un posto molto pericoloso.